Questo lavoro si intitola Folk perché ha un riferimento, vuole avere un riferimento alle persone, quindi le persone, la gente, le persone intese come gruppo, come comunità, come abitudini, come costume, come linguaggio, cultura, eccetera, eccetera. Quindi il loro modo di comportarsi insieme. E mi piacerebbe in questo lavoro approfondire la stranezza di tutto questo, di come gli uomini sono capaci di stare insieme, di quale strategie inventano per restare insieme senza uccidersi l'un l'altro, quali sono le tecniche che usano, ma anche come si escludono a vicenda. Quindi come possono restare insieme ma anche isolare le persone più deboli, per esempio. Quindi è uno sguardo dall'esterno, uno sguardo che considera la stranezza umana, sostanzialmente, la stranezza dello stare insieme. Per questo festival hai scelto questo posto e come il posto ha influenzato la concezione di questa idea? Questo lavoro nasce naturalmente in base all'invito di Ainer Goebbels. L'idea di folk è nata in questo luogo in particolare per le caratteristiche che presenta, e quindi non è esattamente un teatro, ma una grande sala che conteneva delle macchine, presumibilmente. Così come l'azione che è concepita è un'azione umana, è un'azione ripetitiva, e quindi una sorta di meccanismo che vuole essere un meccanismo in qualche modo spirituale, anche se lo spirito in questo caso è piuttosto una selezione, quindi piuttosto c'è un aspetto persino malvagio e di calcolo. Questo aspetto spirituale, e quindi c'è una relazione secondo me con questo luogo, in particolare la forma, la morfologia di questo luogo mi ricorda una grande navata, ci sono delle finestre che è possibile utilizzare, questo è molto raro nei teatri, mi piacerebbe in questo senso lavorare con la luce che viene dall'esterno. L'esterno in realtà è un elemento fondamentale di questa azione, non voglio dire perché, ma insomma ci sono delle forze interne, delle forze che spingono da fuori, ecco, quindi era molto importante che questo luogo avesse una comunicazione con l'esterno attraverso delle semplici finestre, e quindi questo è un contenitore che contiene delle persone che sono, diciamo, minacciate dall'esterno, insomma dall'esterno proviene un'altra forma di energia. Quindi praticamente la separazione che di solito c'è tra il palco e il pubblico in questo caso è data da un interno e un esterno. Esatto, quindi non c'è una vera separazione tra il vero pubblico e gli attori. Probabilmente ci saranno molti attori, moltissimi attori, che il numero degli attori entrerà in una sorta di competizione con il numero degli spettatori, proprio perché è interessante una confusione tra le due parti, quindi non sarà così semplice individuare chi è attore e chi è spettatore, nella misura in cui gli attori diventano spettatori e non viceversa, oddio, forse anche viceversa. Manca in questo caso la tipica frontalità della visione teatrale, perché questa azione allude più a una esperienza piuttosto che a una visione frontale che può essere quella della mediatica, no? Di una semplice presa di informazione, ecco, più una può suonare letterale, ma insomma è come fare un tuffo in una esperienza. Poi chi vedrà lo spettacolo capirà anche perché.